Taranto, siamo dinanzi alla ditta Giove SRL, una manifestazione pacifica di lavoratori che non percepiscono da mesi lo stipendio, rappresentanze sindacali di FIM, di WILM, di USB. C'è stato un incontro con l'azienda, ma pare che le risposte siano tutt'altro che soddisfacenti. È il solito circuito perverso: ArcelorMittal non paga e a catena i danni per i lavoratori. Parliamo di situazioni davvero incancrenite, pesantissime, scadenze che i lavoratori non riescono ad onorare. E il futuro sembra sempre più grigio, più tortuoso e più incerto. Incominciamo da Amato Maggio Cosimo, che rappresenta la WILM. E allora ci ricostruisca un po' questa vicenda. Beh, la vicenda penso che sia a conoscenza di tutti. Purtroppo continuano i ritardi nei pagamenti nei confronti dell'azienda, quello che dichiarano le aziende. Di conseguenza queste sono delle aziende più in difficoltà. L'azienda che posizione assume? Cosa dice? Noi non veniamo pagati da ArcelorMittal e non vi paghiamo? Negli incontri che noi effettuiamo purtroppo su questo territorio continuano a dire che realmente gli scaduti non vengono compensati ed erogati dalla committenza. Resta il fatto che questi lavoratori, che sono quelli più in difficoltà in questo momento, perché noi anche la settimana scorsa abbiamo fatto un presidio sotto la prefettura, per la quale ci avevano garantiti una parte dei pagamenti fossero stati attivati, la Giove conferma che non è arrivato niente. Resta il fatto che questi lavoratori sono quelli più in difficoltà, loro avanzano il 50% della retribuzione di dicembre, chiaramente manca una parte di gennaio, perché sono anche lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione. È una cosa che non si può più accettare, non si può più andare avanti. Avete avuto l'incontro questa mattina? L'incontro stamattina, anche l'altro giorno abbiamo fatto un presidio chiedendo delle spiegazioni in merito a quando saldasse queste cose. Risposte? Risposte, dice, se ci paga la committenza noi paghiamo. Attualmente stamattina ci ha detto entro venerdì, dateci un paio di giorni per capire se entro venerdì riusciamo a saldare almeno le competenze di dicembre. Questa situazione, 50% di questa situazione è inaccettabile, pertanto noi abbiamo anche coinvolto il prefetto e anche al prefetto abbiamo spiegato nei dettagli quali sono le aziende che hanno queste difficoltà e di conseguenza scaricano sui lavoratori. Chiudo a dire che molto probabilmente a breve ci sarà la scadenza delle mensilità di febbraio di tutta la questione delle appalti in Mittal e molto probabilmente molte aziende non saranno in grado di pagare le retribuzioni. Vincenzo Castronuovo della FIM CISL, la motivazione dell'azienda: noi non veniamo pagati, però chiaramente gli operai, i dipendenti devono portare comunque il pane a fine mese perché per loro ci sono le scadenze. Diciamo che è il pane quotidiano, nel senso che le aziende sono in difficoltà. Noi abbiamo parlato stamattina con l'azienda Giove, ha spiegato le proprie ragioni perché non riesce a pagare i lavoratori. È un problema che conosciamo ormai da tempo. È quasi un cane che si morda la coda. Si morde la coda, per cui questa situazione va avanti da troppo tempo. Noi la prima volta abbiamo risolto il problema tramite questa cabina di regia, come ben sapete tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo risolto il problema perché c'era uno scaduto di 38 milioni. È solo passato qualche mese, si è ripresentato nuovamente il problema. Si è ripresentato nuovamente il problema e noi siamo stati nuovamente dal prefetto, abbiamo chiesto al prefetto e abbiamo detto al prefetto quali sono le nostre preoccupazioni. Stamattina, se questi lavoratori sono qui è perché non hanno soldi per portare la famiglia avanti, questo abbiamo detto all'azienda Giove. Giustamente loro si sono giustificati dicendo se non ci pagano noi non siamo nelle condizioni di pagare i lavoratori e noi abbiamo detto all'azienda Giove: guardate che è semplice fare impresa così, se mi paghi ti pago, se non mi paghi non ti pago, quindi non è una buona ragione per non pagare i lavoratori. Lei si è impegnata, chi ha stretto giro di posta ci deve dare una risposta in quanto in questo momento deve contattare l'azienda Mittal per cercare di avere un minimo di, come dire, un po' di liquidità per pagare i lavoratori. Ovviamente i lavoratori sono incazzati perché sono mesi che non percepiscono lo stipendio e per questa ragione noi stamattina stiamo qui nella speranza di poter risolvere quanto prima questo problema. Egidio Murciano dell'USB, un sistema davvero incredibile. ArcelorMittal dice che il mercato è favorevole, però poi le ditte non vengono pagate e di conseguenza
i lavoratori restano a secco. Un sistema davvero incredibile. Sì, è un vero effetto domino, dove la catena più debole, come sempre, sono i lavoratori. ArcelorMittal non paga le aziende e le aziende non pagano di conseguenza i lavoratori. È una situazione drammatica. Parliamo nello specifico di questa azienda dove stamattina stiamo manifestando, la Giove SRL, azienda storica del territorio, dove i lavoratori avanzano la metà della mensilità di dicembre, tutto gennaio e attualmente anche febbraio, perché febbraio è anche scaduto. Avanzano anche la metà del welfare del 2020, ma abbiamo appena avuto interlocuzione con l'azienda dove non ci ha dato risposte o speranze che dove nei prossimi giorni possono venire dei bonifici. Abbiamo chiesto all'azienda un impegno. L'azienda ha preso questo impegno, ma non dando risposte esaustive. Bene, abbiamo ascoltato le rappresentanze sindacali, ma vogliamo così percepire la viva voce di chi davvero non riesce ad arrivare alla fine del mese con le scadenze che incombono. Niente, io ho il proprietario di casa che mi sta dietro perché sono 2 mesi che non lo pago. In più devo pagare le bollette, da mantenere la famiglia e purtroppo non si può andare più avanti. Non abbiamo più un centesimo in tasca. Le conseguenze sono tante. Io ho 38 anni di contributi, ho un sacco di acciacchi e tutto quanto ci hanno lasciati a casa. Ora voglio vedere chi è che mi prende a lavorare. No? Metti che questo qua chiude. A 60 anni dove devo andare? Non posso più lavorare, non posso più fare niente, non ho i contributi adatti per andarmene in pensione. Uno sta in mezzo alla strada così. A cadere se c'è Gesù che ci fa qualche grazia, non c'è possibilità di niente.